Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video haul di prodotti Essence e di vestitini che ho acquistato al Lupin della mia città per la mia bambina. Non so se questo genere di video vi possa interessare, comunque nel caso scrivetelo nei commenti, se non vi interessa non lo farò più. Allora, iniziamo subito con i prodotti Essence. Piccola premessa, vi chiedo scusa per la mia faccia perché sono totalmente struccata. L'unica cosa che ho è solo un po' di rossetto, però a volte capita che io non, per poter registrare i video, comunque non riesco a truccarmi, quindi vi chiedo scusa, però succede. Vi dico, non vi mostrerò tutti i prodottini che ho acquistato dell'Essence perché alcuni prodottini dell'Essence saranno destinati ad un giveaway che farò a breve. Quindi iniziamo subito con questo mio piccolo shopping dell'Essence. Allora, innanzitutto ho acquistato la crema My Skin. Questa qui è una crema per pelle normale e mista, emulsione viso eccezionalmente leggera, contiene attivi opacizzanti a lungo termine, ideali per pelli miste. Ottima base per un perfetto make-up, uso dopo un'accurata detersione con i prodotti My Skin che io non ho, e applicare la crema opacizzante sul viso e collo e décolleté mattina e o sera. Questa crema io l'ho acquistata, mi sembra che costi 4 euro. Questo è il barattolino, sono 50 ml di prodotto, ha una durata di 6 mesi. Io ancora non l'ho aperta, come vedete è sigillata con la carta. Essendo una crema, come dice, leggera, la vorrò provare ora che inizierà a fare caldo, però ancora non l'ho aperta perché devo terminare la crema della Clinience, la base quotidiana anti-stress, mi sembra si chiami. La sto per terminare, quindi ho detto vabbè, compriamola, vediamo un attimino questo effetto matte che c'ha sulla pelle. Comunque l'ho acquistata. Poi, un altro acquisto che ho fatto è questa dell'Essence Studio Nails e questa crema per cuticole, vediamo se c'è. Ok, Studio Nails, crema idratante per cuticole e mani, crema ideale per morbidire, idratare cuticole ed unghie, ricca di vitamina E, pantenolo, glicerina e oli di oliva, cocco e vinaccioli. Cosa sia, l'ho acquistata questa, se non vado errato fa parte della nuova collezione, non vorrei dire baggianate, però mi sembra che fa parte della nuova collezione, quella che doveva uscire a marzo e aprile. Io ora l'ho trovata al Lupin della mia città, qui a Catanzaro in Calabria, e avendo altri oli per cuticole, però ho detto vabbè, proviamolo, vediamo, perché io prima dell'Essence usavo il burro, era in stick, era una penna, il packaging era fucsia ed era un burro, proprio si passava sulle cuffie, era stupendo, però io quello ora non lo trovo più. Ho detto vabbè, proviamo questo, comunque questo se non mi sbaglio costa 4,99 € o 3,99 euro, non ricordo i prezzi perché sinceramente non li ricordo, però mi sembra 4,99 € perché mi sa che la maggior parte delle cose quello è il prezzo. Poi un altro prodottino che ho acquistato, e anche questo mi sembra che della nuova linea, è l'Eye Pencil Gel. Io matite simili già le ho dell'Avon, sono l'eyeliner Super Shock dell'Avon Gel, e sono praticamente queste matite che ruotando la parte di sotto ovviamente esce la punta, non occorre temperarla. E hanno proprio questo effetto gel. Ora, questo ho letto che è waterproof, non l'avevo letto perché io odio i prodotti waterproof. Comunque,
Vi faccio vedere lo swatch, scrive benissimo, è morbidissima. Io con queste qui dell'Avon francamente mi trovo benissimo, infatti l'ho voluta prendere. Ho preso il colore, vediamo se c'è scritto il colore. Non c'è scritto. Oh, New York. Non c'è scritto il colore. Comunque è un verde bottiglia. Perché io dell'Avon ce l'ho sul rosa, ve l'avevo fatta già vedere in un video, comunque è inutile che ora sto qui a dirvi gli altri colori che ho dell'Avon. Comunque l'ho voluta prendere, vediamo come sarà. Il prezzo di questa mi sembra che è 2,49 euro. Poi un'altra cosa, sempre della nuova linea che ho voluto prendere, ora però non lo apro perché non mi va di aprirlo. È questo kit per sopracciglia e questa è la numerazione 02 Natural Bronze Style. Non so se con la luce riuscite a vedere. Comunque è un colore chiaro, cioè più chiaro rispetto ai colori che erano usciti prima del kit delle sopracciglia. Io ho voluto acquistare questo perché comunque uno, io durante l'estate mi schiarisco tantissimo di capelli. Ora i miei capelli sono un po' sporchi, comunque io sono abbastanza chiara di capelli, cioè un castano chiaro, un castano cenere, diciamo. E quindi ho detto vabbè, proviamo questa tonalità, vediamo. Per ora sinceramente non la userò subito perché ho due di quelli vecchi, poi uno di Catrice, quindi lo userò, però vediamo insomma quando. Poi ho acquistato questo che mi è piaciuto tantissimo, che è un illuminante shimmer powder with pigment. Vediamo se c'è la traduzione anche di questo, perché poi magari no. Allora, vabbè, scusatemi, questo non so. Ah, 2 grammi di prodotto per 12 mesi. Questo qui sono 9 grammi di prodotto per 24 mesi, magari se ve lo faccio vedere il packaging è meglio. Vabbè, questa è la parte di fuori ed è anche la storta, e questa cifra illuminante è un'edizione limitata Bloom Me Up. Ora ve la faccio vedere aperta senza il riflesso, se la riesco ad aprire. Ecco, ed è questa cipria super illuminante. Vediamo se vi faccio lo swatch, se si vede, non si vede una, ecco qui, forse si vede, non lo so se si vede dallo schermo. Comunque più o meno è questo l'effetto, forse dal dito si vede meglio. Sporcata e ha un odore, sto facendo questo video non so nemmeno come. Vabbè, questa polvere illuminante l'ho acquistata perché insomma non ho tanti illuminanti e lo volevo provare, questa qui dell'Essence. E poi per terminare i prodotti dell'Essence ho preso questa palettina, sempre di prodotti nuovi, che si chiama All About Matte, sì, All About Matte, All About Sunrise, e questa è la colorazione 03 Sunrise. I colori degli ombretti sono fantastici, sono tutti molto molto scimmerosi. Vediamo se vi faccio lo swatch, c'è questo dorato che è stupendo, questo qui, questo, ma mi sa che la luce non lo consente, no, non si vede niente. O almeno qua dal video non si vede nulla, quindi forse vabbè, questo qua. Poi questo,
Ma non si vede. Vabbè, è inutile che vi faccio gli swatch perché non si vedono. Comunque, questi sono i colori, ecco, così si vedono. Ed è fantastica, sono super super shimmer questi prodotti. E questi sono finiti. Vi ripeto, gli altri prodotti non ve li sto a mostrare perché faranno parte di un giveaway. Poi passiamo subito agli acquisti che ho fatto per la mia bimba. Allora, ora non vorrei sporcarli con i trucchi. Allora, iniziamo subito. Ho acquistato questa felpina troppo carina con tutte le farfalline, tutte queste farfalline carinissime. E questa l'ho acquistata, è di cotone garzato, chi è mamma mi capirà, è di cotone garzato dentro. L'ho pagata 12,99 euro, veramente dei prezzi convenientissimi, molto molto carina. Abbinata a questa felpa ho preso questa magliettina che è sempre però una felpina di cotone garzato, non so se si vede, questa magliettina a maniche lunghe sempre, abbinata con il leggings, con il pantalone leggings. E questa qui è il completo, questo qui il completo, tutto il completo l'ho pagato 9,99 euro. Poi forse me la devo alzare questa busta perché vabbè, fa niente. Poi ho acquistato questa magliettina di cotone sempre con il colletto qui a ricciatino, e questa l'ho pagata 6,99 euro. Poi ho acquistato due magliettine, sempre uguali a quella rosa però bianche, ne ho acquistate due di queste bianche, sempre col collo arricciato, col colletto arricciato, e sono di cotone, e anche queste le ho pagate 6,99 euro ciascuna. E poi ho acquistato questo qui che è bellissimo ed è questo camiciatino di jeans super carino con questi due fiocchettini, uno rosa scuro e uno rosa chiaro, bellissimo con i bottoncini, con lo fiorellino, veramente carino e simpatico con tutta qui la gonna arricciata, molto carino. E questo qui l'ho pagato 16,99 euro. Aspettate che ve lo faccio vedere. 16,99 euro. E niente, questi sono stati i miei acquisti a Lupin, sia della Essence e sia per quanto riguarda la mia bimba. Io vi saluto, vi mando un bacio come sempre. Aspetto i vostri commentini qui sotto. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Alla prossima!